Allora, Socrate, seconda puntata, il metodo dialogico. Allora, già sappiamo che per Socrate filosofare scienza coincide con il dialogare, appunto, la filosofia e filosofare scienza è ricerca, ma la ricerca per Socrate si fa dialogando, la ricerca della conoscenza coincide con il dialogo, quindi è un'impresa collettiva, è un'operazione, per così dire, comunitaria. La verità si può cercare e trovare non da soli, in base a un monologo, ma insieme agli altri, insieme ad altri, e quindi come un dialogo. Questa è una ulteriore fondamentale differenza tra Socrate e tutti i filosofi precedenti, perché tutti i filosofi precedenti avevano elaborato dei monologhi, delle opere appunto monologiche. Invece, per primo Socrate concepisce e pratica il filosofare scienza come una ricerca dialogica, come un'attività dialogante. Bene, allora se filosofare scienza significa ricercare e ricercare significa dialogare, bisogna però capire come si fa veramente a dialogare, perché secondo Socrate nelle discussioni comuni, in praticamente tutte le discussioni comuni, non si dialoga, si litiga. Nei dibattiti che avvenivano nei vari organi collegiali della polis di Atene, secondo Socrate, non si dialogava, si litigava. E cosa ben diversa dal dialogo, cosa ben diversa dalla ricerca della verità. Così capiamo qual è veramente il problema principale dal quale scaturisce la filosofia di Socrate. Il problema principale è la situazione di scontro, di guerra civile permanente che sussisteva all'interno di Atene, in particolare dopo lo scoppio della guerra del Peloponneso, durante la guerra del Peloponneso, dopo, in particolare ancor più, dopo la morte di Pericle. Pericle fino a quel momento era riuscito a fare da arbitro pacificatore tra le diverse fazioni presenti all'interno della polis di Atene, in particolare tra aristocratici, fautori del partito aristocratico, invece sostenitori del partito democratico. Tra aristocratici e democratici si sviluppa sempre di più un conflitto, una sorta di guerra civile strisciante, guerra civile a bassa intensità. E quindi il problema fondamentale di Socrate in questa situazione è come uscire da questa condizione di conflitto permanente. Perché bisognava uscirne secondo lui? Perché altrimenti Atene, la comunità stato di Atene, degli ateniesi, si sarebbe autodistrutta. Non tanto sarebbe stata distrutta da Sparta e da altri nemici, ma si sarebbe autodistrutta per la sua guerra intestina, guerra interna. Mentre
una comunità politica può fiorire, può svilupparsi solo se tra i cittadini vi è un accordo, vi è una concordia e quindi la possibilità di cooperare, la possibilità di collaborare. Ma appunto tutto questo presuppone una situazione di pace, una situazione di almeno parziale armonia, concordia. Dunque, il problema fondamentale di Socrate è come si fa a cambiare la situazione di conflitto e invece arrivare ad una situazione di pace, di cooperazione interna nella città, nella polis di Atene, tra tutti i cittadini ateniesi. In subordine a questo problema fondamentale abbiamo poi il problema che forse in parte più filosofico, più teoretico, quindi il problema principale di partenza è un problema pratico-morale, addirittura politico, pratico-morale-politico. Ne segue un problema teorico, meglio ancora teoretico si dice, ovvero come è possibile e se è possibile, in che modo una razionalità soggettiva, cioè umana, mentale dell'uomo, che però non sia meramente strumentale, ma sia invece sostanziale, cioè permetta di arrivare a delle verità universali necessarie, a delle tesi quantomeno, a delle conclusioni universali e necessarie, quindi condivisibili. Secondo Socrate. Non ho capito questo secondo problema. Sì, secondo problema di tipo teorico deriva da quanto avevano elaborato i sofisti, in particolare Protagora. Vi ricordate che per Protagora non è possibile una ragione oggettiva, una ragione cosmologica, è possibile soltanto una ragione soggettiva, cioè antropologica. La razionalità è soltanto della mente umana, esiste soltanto nella mente umana, ma proprio per questo è una razionalità strumentale, nel senso che abbiamo visto, si basa sulla capacità di convincere, di persuadere. Ragione strumentale, la ragione è come uno strumento, un'arma che mi permette, se la uso bene, di prevalere, di vincere rispetto alle ragioni degli altri. Secondo Socrate, la concezione strumentale della razionalità soggettiva aveva portato al conflitto. In realtà il suo esito era la lotta, la guerra civile, perché tutti cercavano di convincere tutti gli altri, ognuno però in base alla propria ragione, alla propria opinione. Il risultato non era l'accordo, il risultato non era la concordia, il risultato era, come abbiamo detto, il conflitto permanente. Quindi Socrate ritiene che per superare questo conflitto permanente occorra superare la concezione strumentale della razionalità soggettiva, cercare invece una razionalità soggettiva sostanziale. Sostanziale vuol dire capace di arrivare ad una conclusione in se stessa universale, cioè valida per tutti gli uomini, e necessaria, nel senso che è la migliore delle conclusioni possibili, la migliore delle ragioni possibili, la migliore delle, se vogliamo, opinioni possibili, e grazie a ciò
questa conclusione può essere condivisa e quindi produrre concordia, produrre pacificazione, armonia, cooperazione, collaborazione. Bene, adesso poi andando avanti lo capiremo meglio. Dunque, la ricerca di Socrate è la ricerca di una razionalità soggettiva sostanziale. Come si fa a cercarla e possibilmente a trovarla? Attraverso il dialogo. Proprio perché questa razionalità innanzitutto deve essere universale, chiaramente bisogna cercarla insieme. Siccome ci deve mettere insieme, dobbiamo cercarla insieme. Quindi lo strumento è il dialogo, ma appunto il vero dialogo, non le discussioni nell'ecclesia dell'Atene della fine del V secolo, ma nemmeno per esempio le discussioni, volendo, nel nostro Parlamento, nel nostro Consiglio regionale, nel nostro Consiglio comunale di Milano. Per tutte queste discussioni, secondo Socrate, non sono dialoghi, non cercano la verità, non cercano capire meglio come stanno le cose, cercano soltanto di imporre la propria opinione sulle opinioni degli altri. No, nei parlamenti si usa quasi esclusivamente la ragione strumentale. Allora, in che cosa, a questo punto il problema diventa? In che cosa consiste il vero autentico dialogare? Come si fa a dialogare veramente? Anche spesso e volentieri le discussioni che possiamo fare noi, con i nostri amici, con i nostri parenti, le discussioni che potete fare voi nelle assemblee di classe, nelle assemblee di istituto, sono dialoghi? Secondo Socrate credo di no. Non sono dialoghi, sono discussioni. Sono spesso appunto litigi, discussioni litigiose in cui ognuno cerca di convincere l'altro della superiorità della propria idea, della propria opinione. Nulla a che vedere con la ricerca comune di un'opinione comune e quindi di un'opinione verosimile. Allora, Socrate in questo senso stabilisce delle regole. Il dialogo, per essere tale, deve rispettare alcune regole. La prima regola è quella della brachilogia. Brachilogia. Brachilogia in greco vuol dire discorso breve, discorso conciso, cioè in una discussione collettiva i dialoganti devono fare interventi brevi, interventi concisi, molto pertinenti all'aspetto della questione, del tutto pertinenti all'aspetto della questione che si sta trattando. Ok? Poi magari naturalmente i dialoganti possono intervenire più volte, ma ogni volta in modo molto conciso e pertinente. E in questo senso, si può parlare di botta e risposta, per così dire, no? Il dialogo deve essere un dialogo a botta e risposta, non appunto, non uno sproloquio. Non ci devono essere interventi che sproloquiano e parlano di mille cose, perché altrimenti non si arriva a nessuna conclusione, non si riesce a capire come arrivare
a una verità. Quindi, innanzitutto regola, regola, quindi dialogo, regola della brachilogia. In secondo luogo, come si imposta il dialogo? Come si comincia? È importantissimo perché, secondo Socrate, dal problema, meglio, dall'impostazione del problema di partenza del dialogo dipende la conclusione efficace, la conclusione utile, fruttuosa del dialogo stesso. Il punto di partenza deve essere sempre la domanda: che cos'è? Il problema intorno al quale si vuole dialogare per arrivare alla sua soluzione deve essere impostato in base a che cos'è. Certo, a questo punto mi direte: ma che cos'è che cosa? E la risposta è: che cos'è una virtù, una delle tante virtù? Che cos'è X, dove X uguale N virtù? Per esempio, X uguale il coraggio. Che cos'è il coraggio? Esempio. No. Il coraggio è una virtù. Che cos'è una virtù? Una virtù o un valore morale, un valore etico, è il modo migliore di comportarsi in una determinata situazione rispetto ad alcuni aspetti, ai diversi aspetti della vita. Per esempio, l'onestà intesa come onestà economica consiste appunto nel non vendere a un altro qualcosa a un prezzo superiore al suo prezzo reale, oppure a non dare un resto inferiore a quello dovuto. Ma c'è anche l'onestà intellettuale consiste nel riconoscere un errore, per esempio grammaticale, che si può aver commesso, ma non solo, anche un errore di ragionamento, per esempio nell'ammettere di aver commesso una fallacia. No, scusi. Sì. Ma io non dico una cosa, cioè se ciò di cui si sta parlando, l'oggetto del dialogo, non è un qualcosa che c'entra con una virtù, cioè, io posso anche parlare di... Sì, certo, tu ti puoi chiedere anche che cos'è la metempsicosi, ma oppure che cos'è il granito, oppure che cos'è la simmetria, ma a Socrate non interessano queste domande, perché... l'abbiamo detto, perché lo scopo della ricerca socratica è la pacificazione, e per pacificare non c'è bisogno di sapere che cos'è la neve, c'è bisogno di sapere che cos'è il coraggio, di sapere che cos'è l'onestà, di che cos'è la sincerità, di che cos'è la giustizia. No? Ok? Quindi i loro dialoghi erano sempre incentrati sulle virtù. Certo, quindi il dialogo socratico, allora, abbiamo detto, brachilogia, domanda di partenza: che cos'è? Oggetto, terza regola, l'oggetto del che cos'è, l'X, l'incognita del che cos'è, deve essere esclusivamente una virtù.
ovvero un valore, cioè il dialogo è un dialogo etico-politico. Il contenuto del dialogo, il contenuto della ricerca è etico-politica perché lo scopo è finale, ultimo, è etico-politico, in base a quello che vi avevo detto prima, ok? Allora, a questo punto dobbiamo fare un esempio, quindi poniamo che incontriamo Socrate, stiamo camminando per Atene, incontriamo Socrate e Socrate ci chiede che cos'è il coraggio? Allora, coraggio! Qualcuno risponda. Su! Non avete coraggio? Il disprezzo e la paura. Francesco Ok, chi sei tu? Le Monti. Francesco, il disprezzo della paura. Il disprezzo della paura. Ma vedete come lui è stato coraggioso? No, è stato bravissimo. Ha avuto il coraggio di rispondere e ha dato una meravigliosa, bellissima risposta. È veramente fantastico, Francesco, sei fantastico, sei grandioso. Un'altra risposta. Siete Cos'è d'accordo? affrontare la paura? Affrontare Come? la paura. Anziché? Anziché tirarsi indietro. Scusami, allora adesso mi sono un attimo dimenticato, Francesco aveva detto. Il disprezzo della paura. Disprezzo, disprezzo. Invece tu correggi dicendo affrontare la paura, non disprezzare la paura, ma affrontare la paura. Qual è la differenza? Chi sei adesso che sei intervenuto? Io così lontano non vi Federico vedo. Sambito, Sambito. Federico, Federico. Ok, qual è la differenza? Perché pensi che sia meglio affrontare che disprezzare? Perché allora il coraggio, appunto, secondo me, è il pur avendo paura si compie un'azione e quindi non si disprezza la paura, ma secondo me, appunto, le si va incontro affrontandola. La si Non si compie. controlla, vuoi dire la si controlla? Ok, La si controlla. bene. Ok, allora vediamo invece come era andata a Socrate. Ce l'avete il brano di apertura che vi avevo detto di avere a disposizione un po' di tempo fa, ma comunque spero ve lo ricordiate. Allora adesso leggiamo appunto un pezzo del dialogo tra Socrate e il generale Lachete relativo proprio al problema di che cos'è il coraggio. Socrate dice, ce l'avete? Lo state leggendo? Sì. Allora, o Lachete, cominceremo a definire il coraggio. Dopodiché indagheremo in che modo possa rendersi presente nei giovani, per quanto è possibile, attraverso l'esercizio e lo studio. Ma su, provati a dire che cos'è il coraggio. Per Zeus, o Socrate, non è difficile rispondere. Chi, durante la battaglia, mantenendo la propria posizione, si difende dai nemici e non si dà alla fuga, questo è un uomo dotato di coraggio. Dici bene, ma come lo dici bene? Ma come sei bravo, Lachete! Ma forse è colpa mia. È colpa mia, però, evidentemente, del non essermi espresso con chiarezza. Non sono stato chiaro. Perché tu non hai risposto a ciò che io avevo in mente mentre ti interrogavo, ma a qualcos'altro. È colpa mia perché non sono stato chiaro, non hai risposto alla mia domanda, hai risposto a un'altra domanda, non so da chi, perché chi è che c'è qui intorno? Non lo so, evidentemente hai sentito un'altra domanda. Come puoi dire questo, Socrate?
Tranquillo, tranquillo. Adesso te lo spiego, se mi riesce, se mi riesce. Certamente, certamente ha del coraggio quest'uomo di cui parli e che, conservando la propria posizione, combatte contro i nemici. Per l'appunto! Ma sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma senti, quello che al contrario non resta a piè fermo al proprio posto, ma combatte il proprio nemico indietreggiando. Come sarebbe indietreggiando? Ma sì, ma sì. Sereno, come gli sciiti. Che si dice sappiano combattere nella fuga non meno che nell'inseguimento. Anche Omero, celebrando i cavalli di Enea, ugualmente veloci di qua e di là, disse che sapevano tanto inseguire quanto fuggire. E per il medesimo motivo lodò Enea stesso per la sua abilità a fuggire e lo definì maestro della fuga. E fece bene, o Socrate, e infatti parlava di carri. Tu parli dei cavalieri sciiti, la loro cavalleria combatte proprio così, mentre la fanteria greca, come dico io. Tranne forse quella dei lacedemoni, oh caro il mio Lachete. Dicono infatti che a Platea i lacedemoni, cioè gli spartani, quando si trovarono di fronte i gerrofori persiani, i guerrieri più temibili dell'esercito persiano, non vollero combattere da fermi, ma indietreggiarono. E dopo che le schiere persiane si sciolsero, si allargarono, ritornati sui loro stessi passi, combatterono come fa la cavalleria. E in questo modo, vinsero. E Lachete, è vero. Come dunque dicevo poco fa, se tu non hai risposto esattamente, la colpa è mia, solo mia, perché non ti ho posto in modo corretto la domanda. Infatti, volevo sapere da te non solamente chi fosse coraggioso nella fanteria, ma anche nella cavalleria e in ogni genere di combattimento. E non mi riferivo solamente a chi lo fosse in guerra, ma anche nell'affrontare i pericoli per mare e le malattie e la povertà e i problemi politici. E ancora, non solamente a chi è coraggioso davanti al dolore e alla paura, ma anche alle passioni, ai piaceri, sia restando fermo che volgendosi in fuga. Ci sono infatti anche dei coraggiosi. In tal senso, dei coraggiosi che fuggono, dei fuggitivi che pure sono coraggiosi, o Lachete, e molto coraggiosi, o Socrate. Allora, su, provati anche tu, Lachete, a fare lo stesso a proposito del coraggio. E a dire cos'è questa facoltà che si esercita nel piacere, nel dolore e in tutte le circostanze in cui l'abbiamo riconosciuta presente e a cui diamo questo nome. Mi pare che se vogliamo parlare in generale della natura del coraggio in tutte queste circostanze,
Esso sia una sorta di forza, sì, una sorta di forza d'animo. Ah, bene, bene. Bravissimo, bravissimo, sei stato fantastico. Solo, bisogna, se vogliamo rispondere al nostro interrogativo, ho l'impressione che per te non ogni tipo di forza d'animo sia coraggio. E lo deduco dal fatto di sapere che tu, o la Chete, annoveri il coraggio fra le realtà molto, molto belle. Mi sa che insomma, sei stato un po' affrettato, mi sa che tu avresti voluto dire anche dell'altro, ma non l'hai detto così, forse sei un po' timido, perché lo sai che il coraggio è qualcosa di molto bello. Sta pur certo che è tra le cose più belle. Bravo, bravo. Ma la forza non è bella, è buona quando è accompagnata dal senno. Non è bella e buona solo se è accompagnata dal senno, dalla ragionevolezza, dall'intelligenza. Certo. E quando invece ne è priva, non è forse al contrario malvagità e danno? Sì. Dirai allora che è bello ciò che è malvagio e dannoso? No, no, non sarebbe giusto, Socrate. Non potrai certo chiamare coraggio questa forza che non è bella. Mentre il coraggio lo è. Vero. Su, allora, in base a quanto hai detto, dunque, il coraggio sarebbe una forza, sì, ma illuminata dall'intelligenza. Sì, così pare, così. L'avevo detto. Ok, 13:20. Per ora ci fermiamo qua. Avete qualche domanda? Avete fame? Ah, guardate come rispondete subito ed esattamente. Pablo, tu hai una domanda diversa dalla fame. No, sì, scusi, volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda le confutazioni che dobbiamo fare, dobbiamo farle riguardo le regole del dialogo? Sì, per esempio sulla brachilogia, pro contro la brachilogia. Per esempio, pro contro la ricerca dialogica anziché la ricerca monologica. Uno può dire no, si cerca molto meglio da soli che in compagnia. Meglio soli che male accompagnati. Ci sono un sacco di cose, potete essere a favore, potete essere contro, come volete. Ok? Ok. Bene, alla prossima volta facciamo l'esperimento. Bye bye, a domani. Grazie. Ciao, buon appetito.